Giulio Sottanelli, eletto responsabile regionale di Azione, il movimento politico di Carlo Calenda. Nella giornata di ieri, 100 delegati hanno scelto i vertici, nominando anche il direttivo di un partito nato appena 2 anni fa e che si appresta ora al primo congresso nazionale. Un partito che, nonostante la pandemia, ha voluto comunque mantenere il link con i propri tesserati e soprattutto col territorio, organizzandosi e preparandosi per le prossime battaglie elettorali. Un partito che comunque è stato fondamentale per la vittoria del sindaco Mario Nunes a Roseto. Quali sono adesso gli obiettivi a livello locale e anche regionale? A livello locale continuare, abbiamo tante altre battaglie dall'Aquila, che è un comune importante, ma tanti altri comuni, Ortona, quindi lavorare per i prossimi appuntamenti amministrativi, ma soprattutto per il 2024, per quel rinnovo del Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Stiamo preparando un piano regionale di resilienza e sviluppo insieme a un comitato scientifico, di cui fanno parte tesserati e non tesserati, appunto per fare un piano che possa rilanciare l'Abruzzo nei minimi particolari. Quando il nostro leader parla di foglio del come, bisogna analizzare, fare una foto di tutti i problemi che esistono, capire come si vogliono affrontare, con quale energie, con quale risorse. L'ex parlamentare Sottanelli analizza anche la situazione politica nazionale. L'elezione del capo dello Stato, con la conferma di Sergio Mattarella, ha messo a nudo una serie di criticità nei vari schieramenti. L'elezione del Presidente della Repubblica ha portato a galla alcune criticità ed è uno dei motivi perché è nata Azione. È da 30 anni che questo bipolarismo ha prodotto questo risultato, purtroppo una classe dirigente non adeguata a livello nazionale, tanti problemi non risolti. Riteniamo che bisogna andare oltre il bipolarismo, dove i partiti si sono rinchiusi per comodità, anche perché solleticare il retaggio storico, culturale, soggettivo che ognuno di noi ha. E per quanto è ora di fare la campagna elettorale, magari votate a noi altrimenti vengono i comunisti, votate a noi altrimenti vengono i fascisti, ma non si va e non si mette in condizione l'elettorato di analizzare la qualità del programma e delle persone. Questo bipolarismo è fallito, con l'elezione del Presidente della Repubblica è stato certificato, quindi ci sarà tutto un rimescolamento generale. Certamente a livello nazionale mi auguro che cambierà anche la legge elettorale. Noi non siamo per fare ammucchiate.